Vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, e con Stefano Baleari parleremo di cose. Io farò proprio la parte, lo sono, faccio la parte del cittadino un po' scontento. Cittadino scontento, e qui ho l'opportunità di parlare con una persona che potrebbe risolvere tutti i nostri problemi, o almeno in parte, o potrebbe provare. Ecco. Che ci potrei provare. Ecco, ci potrei provare, mi piace. È vero, no? Uno può avere tutte le idee del mondo, però poi... Io, guarda, dico questo, quando persone mi vengono a chiedere qualche cosa, dico, non garantisco il risultato, quantomeno l'impegno lo metto sicuramente. Bene, no? Perché bene. Non mi piace illudere le persone, però dargli la possibilità di avere il mio appoggio, il mio impegno, sì, che io possa affrontare una determinata cosa nel loro interesse, che poi deve essere l'interesse dei cittadini, certo, non deve essere mai un interesse di tipo personale, questo qua lo faccio sempre. È possibile che ci siano i cartelloni in giro, le di così, chi compra roba artefatta alimenta la criminalità, eccetera eccetera, e poi passiamo al mattino e vediamo il mercato e i vigili che gli fanno la guardia. Ma com'è possibile questa cosa? Io voglio vedere quando loro fanno questa cosa, vado con un carretto anche io e voglio vedere se mi danno la multa. Allora devo dirti, il primo giorno in cui hanno installato il mercatino, sì, hanno dato il via al mercatino di Corso Quadrio, sì, io ero presente. Sì. Ero presente, ho anche litigato con questi sedicenti mediatori culturali, sì, perché io su questo sono non contrario, di più, ho manifestato la mia contrarietà dall'inizio alla fine. L'amministrazione, in questo caso qua, ha buggerato i cittadini anche. Sì. Perché l'ha fatto in due maniere. Primo, c'era questo spazio che da anni era agognato dalla gente per parcheggiare, dai, certo, residenti, e lo lasciavano incompleto. Ho visto tutta quando hanno voluto darlo a questi venditori, quando hanno voluto legalizzare l'illegale, hanno voluto legalizzare l'illegale, l'hanno, sì, rimessa a posto in fretta. Sì, ho visto. No? E hanno detto, facciamo un esperimento per 6 mesi, poi valutiamo. Dal momento che nessuno era contento, se non la parte politica più pregna di demagogia, sì, della nostra città, sì, e di queste associazioni incredibili, perché sono personaggi veramente, sì, sì, al di là del bene e del male, l'hanno rinnovato. L'hanno rinnovato pensando di aver fatto una cosa sensata, perché... Loro hanno detto, abbiamo tolto il mercatino di via Turati. Non è vero, no, perché adesso abbiamo tolto l'Equitalia. No, abbiamo fatto un lavoro veramente da grandi finanzieri, nel senso che prima avevamo il mercatino solo di notte, sì, in via Turati, sì, adesso ce l'abbiamo al mattino, sì, in Corso Quadrio, e la notte in via Turati. Abbiamo fatto un servizio H24. È vero, no, è vero. Come è vero. Fanno ora i supermercati, sì, H24. Sì.